E siamo qua a parlare del Burda Giovane Easy arretrato dell'autunno-inverno 2016. Ciao a tutti. Iniziamo lo sfoglio. Vi ricordo che si possono comprare sul sito Burda allo stesso prezzo della vendita in edicola. Ve li possono spedire a casa, quindi meglio di così. Questo è un abito carinissimo. Guardate, semplice, però guardate con le maniche trasparenti. Tra l'altro io un tessuto di questo genere non so bene cosa devo fare, potrebbe essere un'idea. Io farei una cosa più dritta per me, perché sennò sembro veramente un bambolotto. Vi fa vedere con i diversi tessuti, un tessuto più sportivo, il pizzo, e un altro tipo di pizzo, di traforato. Questo è sempre lo stesso abito, ma ha le taschine e applicate e il colletto. Questo è sempre lo stesso abito, però senza il colletto. Qua vi spiega il come si fa. Qua deve essere uno dei primi numeri che vi spiega proprio come fare determinate cose nel dettaglio. Quindi, cioè, secondo me il Burda Easy davvero è proprio un giornale ben fatto. Vedete, vi fa vedere bene come fare il vestito. Questo è un passo a passo del vestito. Passo a passo. Provateci, perché comunque veramente con tutti questi passaggi, con un po' ci mettete del vostro. Magari il primo non verrà bello, però mano a mano vedrete che è veramente un bel hobby cucire. Al di là di tutto qua, fa vedere come fare questa borsettina carinissima. Trapuntata. Questo è un altro dei progetti super semplici. Guardate, non ha neanche le cuciture nel giro, quindi se siete alle prime armi, queste vi darà un'immensa soddisfazione. Potete anche giocare, vedete qua ve la fa vedere con gli inserti differenti. Potete anche giocare, appunto, vedete qua nella spalla ha messo il pizzo e qua nel fianco ho messo il pizzo, quindi potete prima fate questa, poi magari la volta dopo provate a fare questa insertata e vi divertirete un sacco. Qua è sempre un altro come si fa. Fa vedere, cos'è che fa vedere? Lo scollo, come rifinire uno scollo, che è importante. Diciamo che qua vi fa proprio vedere la perfezione, come proprio rifinirlo bene. Quindi, ecco qui, questa è la maglietta semplicissima. E qua vi fa vedere, guardate, i pantaloni che da qualche anno spopolano, quelli cropped, giusto? Quelli larghi con l'elastico, quindi se avete bisogno di un pantalone palazzo, qua avete il modello. Questo è un pantalone sempre morbido, ma con tipo, come si chiamano, i polsini nelle caviglie, hanno un po' lo sbuffo, in combo con questa maglietta semplicissima. Questo è tipo uno dei primi progetti che potete fare se siete alle prime armi. Qua fa vedere come personalizzare la giacca. E questo che io trovo sia stupendo, però concesso solo a chi è veramente magra, perché questo è, ma poi dipende dai gusti. Questo è proprio come un caldo abbraccio, maxi cappotto. Maxi cappotto, potete fare anche il gilet lungo. Eccolo qua. Questa è una giacca corta molto semplice. Questo è un gilet con la culisse in vita, con la sua gonna. Qua fa vedere di nuovo il gilet, ma tagliato con una pelliccia. Qua fa vedere il come si fa questa maglietta che già è semplice di suo, in più vi fa vedere come si fa, quindi non potete sbagliare. Il come si fa del cappotto, e come fare a inserire la cintura, insomma, proprio sempre una gonna. Con lo spacco laterale, con gli spacchi laterali addirittura due. Che bella questa gialla. Qua è fatta sul corto.
qua guardate com'è semplice questa maglietta. Lunghi, non la vedo però indossata da nessuna parte, ma shirt kimono. Questa è un'altra veramente semplicissima da fare se siete alle prime armi. La shirt kimono, che però dovrebbero essere queste. Sì, non si vede molto bene. Sempre la stessa gonna che torna, a fiori in tinta unita. Il come si fa, di nuovo la vita di quella gonna. Ok. Il pull oversize, ecco, questo è un altro progetto veramente velocissimo da fare, cioè proprio ma veloce veloce, una cosa incredibile. Guardate, sono quattro rettangoli, no, 5, scusate, 1, 2, 3, 4 e 5. Con 5 rettangoli voi fate questo maxi pull che è stupendo a parer mio. Sarà che è in verde, e poi qua vi fa vedere come fare il poncho. Vi fa lo schema, non c'è neanche il cartamodello, c'è uno schema. E questa è una tunica che vi fa vedere sempre senza cartamodello come farla. Va benissimo anche per un copricostume in estate questa. E abbiamo finito lo sfoglio di questo numero, che vi ricordo era il Burda Giovanesi autunno-inverno 2016, che potete ordinare sul sito. È un arretrato. Ciao!